Il progetto è un progetto in cui lavoriamo da tantissimi anni. Il nostro è un binomio tra la musica classica e la musica rock. Abbiamo instaurato questo rapporto tra due tipi di repertori totalmente differenti, uno cameristico e uno popolare, e attraverso degli arrangiamenti molto elaborati. E i musicisti di cui fa parte, diciamo, che la Formazione. formazione esatta del progetto è una formazione classica e jazzistica. E quindi attraverso degli arrangiamenti molto elaborati abbiamo creato questo progetto di musica rock, tant'è il nome è rock, in chiave cameristica. Cameristica significa con un pianoforte a Ecco. coda, e un quintetto d'archi e voce. Sarà un quintetto d'archi di artisti palermitani, colleghi di conservatorio e il grande maestro Vasapolli, Giuseppe Vasapolli, nonché docente in conservatorio a Palermo. Che ha curato tutti gli arrangiamenti del progetto. I brani saranno del repertorio internazionale più famoso, quindi vedremo i Pink Floyd, Queen, ci saranno brani di Sting, tutto il repertorio internazionale più conosciuto, che fa parte sia dei nostri tempi che ha fatto la storia della musica pop internazionale, quindi sia nei nostri tempi che nei tempi Tempi. passati, esatto. La scuola offre tante possibilità sia a me che agli allievi che la frequentano. Noi offriamo corsi di chitarra, batteria, pianoforte, canto. I corsi sono curati interamente da me e da docenti, colleghi miei di conservatorio con cui ho condiviso tante esperienze e tanti palchi. La scuola va benissimo. Mi sento responsabile di questo progetto in quanto mi sento un punto di riferimento per i ragazzi che frequentano. Camera Rock sarà il 10 maggio all'Auditorium Chiesa ai Crociferi di Palermo. È inserito all'interno della rassegna di Palermo Classica come fuori programma. Io sono molto emozionata di questo concerto, anche perché questo sarà uno showcase di presentazione. Chi volesse acquistare biglietti, come Quindi chi potrebbe volesse fare? acquistare biglietti o va sul sito di www.palermoclassica.it oppure il riferimento è su ciaoticket.it. Sarei molto contenta di vedere tanta gente, anche perché di questo progetto stiamo anche facendo un disco e cercheremo di farlo girare nelle rassegne di musica classica e nei festival adeguati.